E salve a tutti e bentornati all'appuntamento settimanale con la parola di Dio nella ventiquattresima domenica del tempo ordinario. Ascolteremo in questa domenica la prima lettura tratta dal libro del Siracide, al capitolo 27, e poi qualche versetto del capitolo 28, e poi il Vangelo tratto dall'Evangelista Matteo, il capitolo 18, i versetti 21 fino al versetto 35. Volete dunque che vi dica perché e come si deve amare Dio? La mia risposta è molto breve. Il motivo per cui si ama Dio è Dio stesso, e la misura di questo amore è di amarlo senza misura. Così si esprimeva San Bernardo nelle opere mistiche. La voce di Gesù di Nazareth e quella di Gesù figlio di Sira, l'autore del Siracide, sembrano confondersi. Non dobbiamo stupirci di ciò dal momento che Gesù non ha mai presentato la sua predicazione come assoluta originalità, non ha mai rinnegato la legge o i profeti. Il Dio che lui ci rivela non è diverso da quello dell'Alleanza antica, eppure con Gesù tutto acquista un senso nuovo portando a compimento la prima alleanza egli la vivifica e la rinnova attraverso proprio la testimonianza della croce povero Pietro che meschina figura con i suoi calcoli complicati Gesù ha appena promesso tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo Matteo 18 al capitolo 18 e il principe degli apostoli fiero ed impaziente di sperimentare la potenza di questo privilegio divino, si informa quante volte dovrò perdonare al mio fratello? Fino a sette volte? La risposta è generosa. Sette è il numero che simboleggia la pienezza divina. Ma Gesù gli risponde fino a settanta volte sette. Le esigenze del perdono che dobbiamo ai nostri fratelli sono infinite, impossibile cavarsela a buon mercato. All'origine di tutto, infatti, c'è Dio, raffigurato dal Re della parabola che ha donato gratuitamente a ciascuno il mondo, la vita, la libertà, beni incommensurabili e soprattutto il perdono, la remissione dei peccati. Perché l'uomo si è reso colpevole. Di un delitto di lesa maestà commettendo il peccato. Il suo debito è paragonato dalla parabola a 10.000 talenti, una somma immensa che non riuscirebbe mai a pagare se Dio non gli venisse incontro. Anzi, Dio fa ben di più: gli perdona perché è paziente, perché Dio è buono. Ma buono non significa disposto a lasciar passare qualsiasi cosa. Noi non siamo in grado di fare realmente torto a Dio, ma purtroppo siamo in grado di far del male al nostro prossimo e viceversa. Dio non vuole una vita concepita come una giungla, in cui ci si fa avanti aggomitate, eh, non si regala nulla e non si fa che restituire i colpi ricevuti, rendendo così male per male. Siccome è buono Dio, vuole che rimettiamo agli altri i debiti che hanno verso di noi, 100 denari, una somma veramente da poco. Nella prima lettura ascolteremo una pericope tratta dal libro del Siracide, dal capitolo 27 al versetto 33 fino al capitolo 28 al versetto 9. Era ben facile vivere prima di Gesù, quando ci si poteva ancora vendicare dell'offesa subita. La pagina sublime del Siracide o ecclesiastico è come un anticipo della parabola evangelica. Il sapiente insegna che davanti a Dio, ma anche davanti agli uomini, l'ira e il furore che animano i cuori malati degli uomini sono abominevoli. L'esortazione è perciò a perdonare chi reca danno e solo allora la preghiera sarà accolta, poiché il Signore accoglie solo le anime innocenti, si dice così al versetto 2 del capitolo 28. Infine uno conserva l'ira contro il fratello e come osa chiedere al Signore la propria guarigione? Dio non accetta le assurdità inique del cuore dell'uomo. Dice il versetto 3: Un uomo che resta in collera verso un altro uomo come può chiedere la guarigione al Signore, il quale nega il perdono al suo simile consustanziale in quanto immagine e somiglianza di Dio con ogni altro fratello e poi prega che gli siano perdonati i propri peccati, creando così una situazione paradossale di non avere rimesso piccoli debiti e di chiedere insieme la remissione dei debiti suoi, che sono maggiori, gravati anche dalla malvagità. Al versetto 4, lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? E così, essendo una carne fragile, bisognosa di tutto, conserva l'ira, tuttavia osa chiedere a Dio di essergli propizio. Ma allora chi deve? E del resto chi può pregare per le sue colpe vere, al versetto 5, giunge severo l'ammonimento. Ogni uomo occorre che tenga bene presente davanti a sé la fine ultima, in quanto egli è carne destinata alla morte e che faccia cessare l'odio, l'ira, la vendetta, l'inimicizia, al versetto 6. Nella consapevolezza della corruzione e della morte che non tarderanno, occorre invece osservare i divini comandamenti, ricorda i precetti e non odiare il prossimo, e dimentica gli errori altrui. Tra essi, principio di essi, va tenuto presente il santo timore di Dio. Questo, carissimi, deve portare a sopportare e trascurare l'ignoranza con cui il prossimo può aver peccato poiché è possibile peccare volontariamente, e allora il Signore non perdona. E Cristo stesso sulla croce pregò per l'ignoranza dei suoi omicidi, che il Padre per amore del Figlio deve perdonare. Il fedele deve passare sopra a queste colpe. Ma va tenuta presente l'alleanza del Dio Altissimo, che si cura dei buoni come dei malvagi. E vuole tutti portare alla sua salvezza. In Lui sta la forza e la fiducia. A Lui si deve rimettere per tutto. Il brano evangelico, tratto dall'Evangelista Matteo al capitolo 18, va dai versetti 21 sino al versetto 35. Nei versetti 21 fino al versetto 22 si dice: Quante volte dovrò perdonare. Pietro chiede al Signore. Quante volte si debba esercitare il perdono. Gesù sa bene quel che dice, e già l'Antico Testamento è pieno della legge del perdono. È Mosè che perdona il popolo ribelle e mormoratore in Esodo al capitolo 16. Oppure Davide che perdona Saul che lo perseguita, che si racconta nel, in 1 Samuele al capitolo 24 e poi anche al capitolo 26, oppure il salmista perseguitato, percosso, che si rimette alla divina misericordia, leggete il salmo 7 per esempio, oppure il servo sofferente eh, che viene raccontato in Isaia al capitolo 53, oppure la dottrina sapienziale, leggetevi il capitolo 27 del libro della sapienza, sette volte. I rabbini insegnavano che Dio perdona solo due volte, alla terza punisce. Pietro va ben oltre l'insegnamento ufficiale. Ma Gesù sorpassa ogni prospettiva umana. Il simbolismo dei numeri è da intendere che il perdono è per ogni mancanza e qualunque ne sia il numero. Il sette è. Indica la pienezza e i suoi multipli indicano la pienezza di pienezza. Non sono più i numeri che, pur grandi, sono sempre limitati, ma sempre e per sempre, fino a 70 volte sette, un numero esagerato che va al di là della perfezione stessa. È chiaro che i numeri che si trovano in questo brano evangelico non sottolineano semplicemente il passaggio da un perdono meno perfetto a un perdono più perfetto e neppure si tratta del perdono perfetto si tratta di un perdono che trascende e che fa esplodere ogni perfezione è noto qui il significato semitico del numero 7 simbolo della perfezione della pienezza si tratta di qualcosa di definitivo in qualche modo insuperabile ma Gesù sconvolge questo schema. Quando Pietro suggerisce un perdono rinnovato fino a sette volte, entra generosamente nello spirito del Maestro, indicando un perdono perfetto. Ma nella prospettiva di Gesù non c'è una perfezione misurabile, non c'è un limite massimo alla generosità. Dichiarando la necessità di superare ogni misura, Gesù fa un discorso di portata più generale. 70 volte 7 significa moltiplicare la pienezza per la pienezza, significa scartare qualsiasi idea di una pienezza misurabile. Gesù non predica la perfezione, ma una perfezione sempre più grande che gli uomini non raggiungeranno mai, ma che sarà costantemente aperta davanti a loro. Il versetto 23 si dice, per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Il re dunque regola i suoi conti. Il rendiconto finale è conosciuto ed è per tutti. Ciascuno è chiamato ad assumersi personalmente le sue responsabilità. Versetto 24. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti debitore di 10.000 talenti ecco un servo che ha un debito immenso 10.000 talenti il testo non precisa di che materia eh, essendo il talento una misura di peso di circa 40 kg il talento era un taglio di denaro molto grosso tra 6.000 e 10.000 denari quando Uh, un denaro rappresentava il salario di una giornata lavorativa, perciò migliaia o diecimila talenti rappresentava una somma astronomica, un debito che il servo non avrebbe mai potuto ripagare. Nel versetto 25 si dice: Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Ordinò che fosse venduto. Anche se alcuni testi biblici ammettono che i figli potevano essere venduti come schiavi per saldare i debiti dei padri, ai tempi di Gesù questo non era più ammesso. Dobbiamo quindi supporre che il re fosse un pagano. Poiché il ricavato della vendita non bastava a ripagare il debito, l'azione del re doveva essere intesa più che altro come una punizione. Il re segue la legge e tenta, di recuperare ovviamente qualcosa. Al versetto 26 si dice allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa, abbi pazienza con me, cioè sii longanime con me. Il tempo imperativo sottolinea l'invito a compiere proprio un'azione nuova, mai fatta prima. Nel versetto 27 si dice che il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Alcune versioni dicono il servo si impietosì, cioè ebbe viscere di misericordia, sono le viscere materne. Modo figurato per indicare la divina misericordia, come una madre è intimamente legata al figlio con le sue viscere che hanno generato. Così Dio è legato all'uomo, anzi, Egli. Ti amerà di più di tua madre, dice il Siracide al capitolo 4, al versetto 10. E poi il padrone gli condonò il debito. Il Signore del servo è misericordioso. Compie il giubileo biblico della totale remissione dei debiti. Il verbo rimettere è un buono di grazia, non meritato e non meritabile dal servo. Al versetto 28 leggiamo appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari, lo prese per il collo e lo soffocava dicendo restituisci quel che devi. Uscito trovò un altro servo, la legge del giubileo biblico chiede che esso sia applicato tra i fratelli e il servo beneficato trova un collega debitore nei suoi riguardi di appena cento denari, la somma è era l'equivalente di circa 100 giornate lavorative di un operaio. Una somma irrisoria se confrontata con il debito precedente, che era 10.000 talenti. Versetto 29 sino al versetto 30. Il suo compagno prostrato a terra lo pregava: Abbi pazienza con me, ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Gettatosi a terra lo supplicava. Il parallelismo tra le due scene è interrotto solo perché il servo a cui era stato condonato il debito non accoglie la supplica, ma fa gettare il debitore in carcere finché non avesse pagato tutto il dovuto. Alla pazienza del re segue la cattiveria del primo servo, che non ha imparato minimamente l'umiltà e la misericordia da quello che, che gli era accaduto. Cento denari. In confronto al debito di diecimila talenti, questa era una somma irrisoria che avrebbe potuto facilmente essere restituita, e il modo in cui tratta il suo debitore, presolo per la gola, è in stridente contrasto con il trattamento avuto dal re. Visto quel che accadeva, al versetto 31, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Altri, i conservi, furono dispiaciuti, afflitti, indignati, tristi per l'episodio squallido a cui avevano assistito. Questi servi sono in linea con il loro re, hanno un cuore, per questo gli raccontano l'accaduto. Nel versetto 32 si dice allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato, servo malvagio, il Re esige che la sua longanimità sia attuata anche dai suoi sudditi. Non dovevi, dice al versetto 33, era necessario, bisognava, è il disegno divino che doveva essere attuato, non dovevi aver pietà. Aver pietà è un verbo usato per lo più in riferimento alla misericordia di Dio verso l'uomo. Il verbo sottolinea un perdono che supera le leggi della giustizia rigida, degli interessi, del rigore eh, inflessibile. Versetto 34. Sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Sdegnato lo diede ai torturatori, agli aguzzini. Al condono munifico segue l'ira e la condanna durissima per il servo che è stato spietato. Versetto 35, l'ultimo, così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello, così anche. Il Padre celeste agirà così anche verso tutti quei servi iniqui che non lo hanno imitato. L'Evangelo diventa interprete della tradizione biblica che descrive il perdono umano come conseguenza di quello di Dio. Perdonerete di cuore, si dice. Quel di cuore, cardion, è il cuore divino, cioè un cuore sincero, illimitato, che non cerca strategie di interesse o di buona educazione. La capacità di perdonare è ben oltre le forze dell'uomo. Il chiedere perdono è il primo passo di Dio nei nostri confronti. Il dono che riceviamo quando entra per la porta del nostro cuore è Lui. Dopo che abbiamo toccato il fondo che ci sollecita a chiedergli perdono. Si entra in paradiso se si è perdonati, perdonanti. Come ci ricorda anche la seconda lettura no, tratta dalla lettera ai Romani al capitolo 14, siamo del Signore, apparteniamo a Lui, non dobbiamo vivere avendo come fine noi stessi. Lo Spirito di Dio che è in noi è spirito di grande giustizia e carità. Che tiene conto degli altri. Per questo Cristo è morto ed è ritornato in vita. Buona domenica a tutti.